Eccoci in diretta sulle fonti TV con un nuovo appuntamento di Trading the Markets. E allora, oggi un mercato che io ho definito destabilizzante, effettivamente lo è dalle prime battute di questo nuovo anno del 2022, però in questi giorni sta mettendo a dura prova tutti gli operatori di mercato, gli investitori e chi si approccia al mercato. Come approcciarsi al mercato? Questa è un po' la domanda di base. Si rischia il panic selling perché chiaramente ci sono tante notizie che portano incertezza e alle quali non si riesce ancora a dare una risposta. Temi principali: l'inflazione che resta sempre in pole position, di conseguenza le mosse delle banche centrali, ma la crisi geopolitica ci ha messo, diciamo, un carico non indifferente in queste ultime settimane, quindi le tensioni tra la Russia e l'Ucraina. Oggi la seduta è molto contrastata e contrastante. In questo momento in Europa resta il DAX sotto la linea del parità, gli altri indici si posizionano in territorio positivo, mentre gli indici azionari americani sono in territorio negativo, quindi la contrattazione procede appunto sotto la linea di parità. Cercheremo di capire come guardare al mercato e, come ho detto prima, come approcciarsi al mercato. Io saluto Filippo Diodovic, IG naturalmente, che è con noi sempre per questo appuntamento del martedì. Filippo, ben trovato. Sì, grazie mille, buona serata a tutti. Facciamo subito un gioco di parole. Io l'ho definito un mercato destabilizzante. Tu come lo definiresti? Ma un mercato sulle montagne russe dove regna la volatilità, dove si può passare da meno 3% a più 1% veramente nel giro di poche ore. È molto sorprendente per quanto riguarda, ecco, queste performance, che si parte da queste forti vendite legate alla paura sulla crisi Russia-Ucraina, poi insomma un ritorno di acquisti su aspettative su dati macro positivi e su aspettative che insomma il presidente russo possa tornare al tavolo delle trattative. Certo, assolutamente sì. Senti, a proposito delle aspettative, no? Giustamente un mercato sulle montagne russe caratterizzato dalla volatilità e che dà indicazioni sempre diverse, proprio in una stessa giornata, no? La situazione può cambiare, cosa abbastanza, no, abbastanza, cioè frequente sui mercati, questo bisogna sempre metterlo in conto, ma insomma, in questo inizio di 2022 è abbastanza evidente l'approccio. Partiamo da qui, poi naturalmente andiamo a vedere i market mover, soprattutto di questa giornata, di questo periodo. L'approccio quale deve essere, Filippo, per evitare di fare davvero danni in questo momento? Ma l'approccio deve essere quello di avere un piano di trading molto diversificato, quindi investire, fare trading su più attività, perché come detto ci sono alcune che si muovono con correlazioni diverse rispetto poi all'andamento del mercato, perché è vero, oggi abbiamo visto come all'allentamento delle tensioni c'è stato poi un ritorno di acquisti sull'azionario e delle perdite per quanto riguarda quelle commodities che erano più salite, soprattutto il petrolio. Per esempio, rimangono sempre i forti acquisti sul gas naturale. Il gas naturale è rimasto un po' quello che più ha beneficiato poi di queste tensioni. Però ecco, cercare di diversificare perché Certo. gli asset si muovono in maniera molto diversa e ci sono, ecco, più opportunità di trading in vari settori. Ecco, poi torniamo naturalmente anche sulle tensioni geopolitiche Russia e Ucraina, che chiaramente, no, queste tensioni ci stanno dando continuamente notizie diverse, volatilità anche da quel punto di vista, quindi di conseguenza il mercato reagisce in questo modo. Ma prima voglio affrontare con te il tema dell'inflazione, che ovviamente rimane sempre in pole position quando, insomma, parliamo delle preoccupazioni dei mercati. Questa rimane sempre in modo netto, di conseguenza anche le mosse delle banche centrali. Oggi notizia dell'inflazione italiana, che insomma ha cominciato a suscitare ancora più timore: 4,8% su base annua. Siamo, diciamo, ancora, cioè, insomma, forse non avevamo messo in conto che anche noi dovessimo fare i conti, scusate il giro di parole, con un rialzo ulteriore dei prezzi che insomma, va a riversarsi direttamente su di noi. Minaccia la ripresa l'inflazione. Forse la consapevolezza sta arrivando adesso, Filippo, perché le previsioni economiche ci hanno sempre un po' rassicurato, no? Rispetto all'effettiva ripresa del nostro paese, non solo del nostro paese, ma adesso parliamo dell'Italia. Sì, assolutamente.
L'inflazione, soprattutto poi nei paesi del sud Europa o dell'area mediterraneo, è sempre stata contenuta. Negli ultimi mesi abbiamo visto, soprattutto a causa della componente energetica, che le pressioni inflazionistiche anche in Italia e nei paesi del sud Europa sono aumentate notevolmente, e a mio avviso hanno anche sorpreso proprio i banchieri centrali e gli esperti macroeconomisti proprio sulla forte accelerazione di queste pressioni inflazionistiche. È chiaro che non siamo sugli stessi livelli degli Stati Uniti, ma incomincia a creare preoccupazioni. Il nostro paese è quello che rischia di più, soprattutto se la BCE dovesse cambiare politica monetaria, perché è un paese molto indebitato e quindi per fronteggiare l'inflazione uno dei principali, una delle principali mosse che fa una banca centrale è quella di rialzare il costo del denaro, di quella di buttare un po' di acqua su questa benzina delle pressioni inflazionistiche, e questo potrebbe avere conseguenze molto negative sul nostro paese se dovesse la BCE decidere di chiudere anticipatamente il piano di quantitative easing e rialzare i tassi. Quindi dobbiamo come italiani sperare che la BCE possa considerare queste pressioni inflazionistiche transitorie e possa continuare almeno per qualche mese ancora il piano di acquisto di titoli di Stato, perché sennò altrimenti avremo comunque instabilità finanziaria legata proprio a un ritorno di vendite sui nostri BTP. Assolutamente, ricordiamo che un livello di inflazione così alto non si vedeva dal 1996. Se mi permetti, Filippo, voglio fare un esempio concreto, perché secondo me è importante capire veramente, si è già parlato dei rincari che, insomma, a cui saremo sottoposti tutti noi, ma l'inflazione al 4,8%, sono stime fatte da associazioni di consumatori e analisi, insomma, basate su dei reali conteggi, significa per esempio per una coppia con due figli un aumento del costo della vita pari a 1.711 euro su base annua, diviso ovviamente nelle spese che sono l'abitazione, l'acqua, elettricità e poi trasporti, il cibo ovviamente, no? Beni di prima necessità. Per una coppia con un figlio la maggior spesa annua è pari a 1.609 euro divisa nelle altre spese. Poi naturalmente, diciamo, ci sono poi differenze a seconda che non si abbiano figli o che si sia da soli, però insomma parliamo di rincari veramente incredibili. La stangata annua da 38,5 miliardi di euro in capo alle famiglie italiane. Questa è diventata assolutamente una priorità assoluta, no? Torniamo a quello che dicevi anche tu prima rispetto alla situazione globale. Sì, assolutamente. Allora, teniamo conto, infatti, se guardiamo proprio le divisioni di spesa dell'inflazione in Italia, le spese per quanto riguarda acqua, elettricità e combustibile è aumentata del 23% su base annuale. La componente legata ai trasporti del 8% su base annuale. E questo ha portato a queste forti pressioni inflazionistiche. Insomma, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, il caro bollette lo sentono tutti. E bisogna intervenire un po' per calmierare i prezzi, perché chiaramente portano una diminuzione per quanto riguarda il reddito familiare. È una situazione problematica che non sarà risolta presto, perché come detto anche un intervento della banca centrale, in questo caso di rialzo dei tassi, non diminuisce i costi energetici rimarranno elevati per lungo tempo, quindi come detto è una situazione molto complessa che non sarà facile affrontare. Assolutamente, poi andremo a vedere anche proprio questa una settimana anche ricca di dati macroeconomici importanti, avremo anche l'inflazione dell'Eurozona, appunto ne stavamo parlando, il PIL americano, Filippo, altro indicatore fondamentale anche che ci farà capire se effettivamente si allineeranno la finanza in senso stretto, quindi i mercati e la macroeconomia, l'economia reale, sai che c'era stato questo scollamento totale in un anno, quello dell'anno scorso, che di per sé è stato un po' bizzarro, permettimi questa parola, no? Che ha dato anche delle indicazioni fin troppo ottimistiche agli investitori, che adesso invece si trovano un po' spiazzati, perché anche questo, no? una cosa che dobbiamo considerare, cioè insomma l'anno scorso ci siamo abituati un po' bene, per semplificare, sei d'accordo? Assolutamente sì, per quanto riguarda i mercati, la liquidità portata dalle banche centrali e dai governi
ha portato questi mercati a creare questa, diciamo, inflazione sui mercati, asset inflation. Esatto, invece, esatto. Insomma, l'economia reale è un po' molto diverso. Veniamo da 2 anni di pandemia, da 2 shock esogeni dal lato dell'offerta che poi hanno creato i vari colli di bottiglia. Noi assistiamo anche, se vogliamo comprare un qualsiasi prodotto, vediamo che le consegne sono in forte ritardo perché non ci sono, è difficile, il costo di trasporto è aumentato e adesso c'è il rischio di un possibile conflitto, di una possibile guerra in Europa, quindi sicuramente non è una situazione facile. Tu parlavi giustamente del PIL americano, io ricordo anche il PIL tedesco che sì, verrà comunicato, certo, nei prossimi giorni e che potrebbe dimostrare un trimestre ancora negativo e quindi insomma una possibile recessione tecnica, nonostante la ripresa economica sia stata forte insomma nello scorso anno, ma gli ultimi trimestri, soprattutto in Germania, che è molto legata alla Russia, Germania, sì. E insomma anche l'annuncio della non certificazione del gasdotto Nord Stream 2 può portare infatti dei ribassi per quanto riguarda l'economia tedesca e infatti se guardiamo tra gli indici peggiori c'è proprio l'indice tedesco oggi. Esatto, ti stavo proprio dicendo quello, sì, venerdì ci sarà la pubblicazione del PIL tedesco, questa è proprio una settimana molto molto intensa, peraltro ci saranno anche gli indicatori di fiducia per quanto riguarda l'eurozona, quindi anche lì, no, perché sai, il sentiment è vero che può lasciare il tempo che trova, ma in questo momento credo che debba essere considerato enormemente proprio per la volontà o meno anche di consumare, no, perché poi si parla dei consumi legati proprio al rialzo dei prezzi. E poi appunto mi hai anticipato, ti stavo proprio per chiedere rispetto all'indice tedesco, cioè che è quello che effettivamente sta dando dei segnali di debolezza ancora più evidenti, forse perché si tratta della locomotiva europea, no Filippo? Invece effettivamente ci sono dei margini che fanno pensare che insomma forse sì, rimane la locomotiva ma un po' più indebolita da tutta questa situazione. Allora, altro tema della giornata, adesso ci arriviamo, non della giornata, torniamo adesso a parlare di Russia e Ucraina, però prima Filippo, se sei d'accordo, io volevo mostrare il nostro mystery chart, quindi il grafico misterioso di questa giornata. Io prima non ho dato tante indicazioni perché almeno per quanto mi riguarda, ma so anche per quanto riguarda te, visto che lo pubblichiamo tu per primo, poi io di conseguenza sui social, insomma la maggior parte degli amici hanno indovinato subito questa volta di cosa si tratta. Chi ha indovinato? Quasi tutti. Allora io ho semplicemente detto che è un asset che effettivamente è molto influenzato dalla crisi Russia-Ucraina. Vogliamo dire di cosa si tratta? È vero che l'hanno indovinato insomma quasi tutti, Filippo? Sì, sì, l'hanno indovinato, sono stati tutti molto bravi. Bisogna fare i complimenti soprattutto, allora il grafico è il grafico del greggio o petrolio ed è esattamente il grafico del Brent, che è il greggio estratto nel Mare del Nord, sì, che è quello più legato all'Europa. Quindi però insomma io dichiaro vincitori anche chi aveva detto il WTI Light Crude, perché il grafico è molto molto simile. Il Brent però si muove molto di più per quanto riguarda le tensioni geopolitiche, quindi quelle tensioni che hanno portato il Brent proprio a salire oggi facendo un massimo quasi a $97 al barile e mettendo nel mirino i $100 al barile, livelli che non si vedevano veramente da tantissimo tempo. Quindi sicuramente è un grafico molto interessante che ci dimostra come le tensioni geopolitiche in Ucraina hanno portato a un forte rialzo delle commodities e soprattutto delle commodities energetiche, ma non solo, quindi petrolio, gas naturale. E volevo ricordare anche per quanto riguarda le altre commodities, perché insomma i nostri clienti stanno facendo molto trading proprio sulle commodities, sì, sì. Da guardare in particolare anche quelle sui metalli preziosi, il platino che è salito notevolmente, l'alluminio, perché la Russia è uno dei più grandi produttori di alluminio insieme al Sudafrica, e poi le soft commodities, quindi le commodities agricole come il grano, perché anche qui la Russia è grande produttore, il mais e l'olio di soia. Quindi sono tante opportunità di trading che si sono create con questa situazione, con la possibilità
che vengano poste, imposte delle sanzioni economiche molto forti alla Russia e la Russia possa essere quindi indebolita, offrire meno materie prime, ci possa essere insomma un calo delle esportazioni da parte della Russia e quindi insomma un mercato che si deve riequilibrare e gli investitori incominciano proprio a pensare a un forte aumento dei prezzi. A onore del vero, tornando appunto su aver indovinato il mystery chart, qualcuno mi ha chiesto potrebbe essere il petrolio o il gas, no? Perché poi ovviamente l'hai citato anche tu, il gas è nel mirino per le stesse ragioni. Sto leggendo che la Commissione Europea si è detta non pessimista sul rischio per le forniture energetiche quest'inverno, cioè ha detto non ci troviamo in una situazione nella quale improvvisamente potremmo trovarci senza gas, perché poi sai, no, le preoccupazioni si allargano, si ingigantiscono quando non ci sono certezze. In ogni caso il livello degli stock è al 30% delle capacità. Ovviamente si è chiesto di chiarire l'impatto sulle decisioni russe, delle decisioni russe sull'Ucraina e delle sanzioni contro Mosca che potrebbe ostacolare in futuro proprio se la crisi dovesse aggravarsi le forniture all'Unione Europea. Insomma, per ora sembra essere tranquilla la situazione. Ma per tornare un attimo sul petrolio, Filippo, perché ovviamente è un osservato speciale in queste ore di montagne russe per i mercati finanziari e mercati che stanno stabilizzando. Cosa dobbiamo aspettarci? Perché chiaramente la situazione geopolitica è continuamente in divenire. Oggi abbiamo avuto il Brent che ha quasi toccato tre cifre, appunto, i $100 al barile. Quali sono gli scenari, a vostro parere, a tuo parere, per nel breve termine, perdonami, proprio seguendo le vicende della Russia e dell'Ucraina? Ah, lo scenario al momento è rialzista, questi movimenti, oggi ho fatto tanta volatilità, anzi per quanto riguarda il WTI Light Crude è sceso, sono state anche prese di beneficio dopo questi forti rialzi, se guardiamo il grafico. 2% adesso, assolutamente, sì. Sto guardando anch'io, sì, prego. Il grafico è ampiamente impostato a rialzo, insomma dai minimi di dicembre ha sempre mostrato rialzi, non ha mai mostrato segnali di inversione del trend, quindi rimane ampiamente rialzista, soprattutto il Brent, quindi meglio il Brent che il WTI Light Crude, e forse solamente un accordo sul nucleare in Iran potrebbe portare delle pressioni ribassiste, ma tutti insomma gli investitori e gli operatori del greggio stanno guardando alla situazione Russia-Ucraina e al momento, nonostante i tentativi di molti, soprattutto all'interno dell'Unione Europea, di tornare al tavolo delle trattative, sembra molto difficile che il presidente russo Putin possa fare un passo indietro rispetto al discorso che ha fatto in diretta ieri sera, dove ha certificato l'indipendenza delle repubbliche ribelli del Donbass, di Donetsk e di Lugansk. Quindi credo che questo possa portare a ulteriori tensioni e insomma noi siamo rialzisti per quanto riguarda il petrolio, quindi possa veramente puntare verso quell'obiettivo dei $100. Esatto, peraltro c'è da dire che appunto petrolio osservato speciale anche perché c'è tutta una questione di domanda offerta, c'è un po' sempre anche il tema dell'OPEC che insomma si ostina, uso questa parola, contro ogni aumento di produzione, no? E quindi chiaramente insomma questo spinge ancora più in su l'oro nero, no, Filippo, perché ci sono tante dinamiche che ruotano intorno al petrolio. Certo, i paesi produttori hanno comunque tutto l'interesse ad avere un prezzo del petrolio così alto, perché così insomma aumenta le casse dei paesi membri. E al momento non hanno alcun interesse a cambiare le loro strategie per quanto riguarda i vari aumenti della produzione, continueranno con leggeri aumenti della produzione, anche perché poi ci sono alcuni paesi che fanno fatica comunque a rispettare le quote, quindi in questo momento va bene così, prezzo del petrolio alto, facciamo cassa, esatto, e vediamo quello che succederà.
Esatto. Poi peraltro questo rally del greggio che abbiamo visto ha sostenuto gli energetici, no? Al di là della notizia in sé, l'abbiamo vista tutta, cioè per esempio abbiamo avuto un più 0,7 per Saipem, Enima. Insomma, la domanda sorge spontanea anche per capire un po' qual è la predisposizione degli investitori in questo momento, rischio, protezione, insomma, su cosa ci stiamo basando in questo momento specifico di mercato. Ma noi abbiamo fatto un mini report per quanto riguarda, ecco, quali sono le possibilità di trading in questo momento di tensioni, perché come detto ci sono degli asset che stanno salendo notevolmente. Noi abbiamo parlato tanto di petrolio e come petrolio abbiamo consigliato come titoli Eni, BP, ExxonMobil, Total Energies, che possono guadagnare in particolar modo, e poi anche titoli legati alle quotazioni dell'oro, perché in questo momento di tensioni finanziarie, l'oro, che è il bene rifugio per eccellenza, safe haven, quindi dove tutti si stanno rivolgendo, e anche c'è anche un altro elemento, perché molti oligarchi russi, con il timore che la Russia possa essere tolta dal sistema di pagamenti internazionali, sta comprando oro, quindi sta vendendo valuta estera, comprando oro per proteggersi da eventuali blocchi finanziari. Ecco che quindi anche le azioni legate all'oro, come possono essere Barrick Gold o Newmont Gold Corp e così via, possono essere molto interessanti. Quindi o investimento in oro, CFD o Turbo 24 su oro, o altrimenti proprio direttamente sulle azioni che estraggono oro fisico. Certo, assolutamente sì, bene rifugio. Senti, ti faccio questa domanda, insomma, siamo quasi in chiusura, ma voglio fartela, visto che si è parlato se cioè sempre, spesso, del Bitcoin come bene rifugio e ovviamente come sostituto dell'oro. Ma stiamo assistendo proprio al contrario, cioè con le tensioni in Ucraina ha perso molto, cioè ha perso il 10% il Bitcoin, quindi diciamo che si vede maggiormente come asset rischioso, no? Bene rifugio, no? Anche questo l'avete valutato, Filippo? Assolutamente sì. Il Bitcoin, quindi la natura del Bitcoin da un punto di vista finanziario, è molto cambiata quando è stato istituzionalizzato nel mondo finanziario. Vero. Quindi quando sono creati i derivati su Bitcoin, quando ci sono stati Vero. gli ETF su future su Bitcoin e così via. Istituzionalizzando il Bitcoin all'interno del mondo finanziario è diventato un asset rischioso e quindi correlato con diciamo, gli asset rischiosi. E non più come prima, che invece non aveva nessuna correlazione con i mercati e quindi poteva essere anche interessante da un punto di vista di investimento diversificato, l'investimento sul Bitcoin. Invece adesso si muove molto, molto, in maniera molto vicina all'andamento, insomma, degli asset più rischiosi. Sì, assolutamente, è considerato proprio al pari di altri asset dei mercati tradizionali, insomma, e quindi e invece ci si aspettava forse il contrario, no? Proprio cioè, con il fatto che sia stato istituzionalizzato, come hai detto tu, no? Che quindi comunque cominciassero ad arrivare dei riconoscimenti, non a caso si era parlato di rialzi che potevano raggiungere i 100.000 dollari, invece insomma sta succedendo il contrario. Allora, Filippo, per tracciare un po', tirare un po' le somme di questa puntata, market mover dobbiamo pensare che resteranno questi, che dovremmo attendere evidentemente anche sul tema dell'inflazione, le mosse delle banche centrali che potrebbero, a partire dalla Banca Centrale Europea, modificare il timing, perché poi si tratta di quello, no? È questo che stanno aspettando gli investitori, delle mosse. E poi, vabbè, la crisi geopolitica, queste sono un po' le questioni da affrontare in questo momento. Sì, assolutamente sì. Se ne vogliamo dire un'altra, ma insomma, non vogliamo essere troppo negativi, Dimmi, ma cosa ci perché siamo se un po' scordati? ritorna se è un po' ritornato io a parlare di spread, e anche quello potrebbe essere un problema, nonostante insomma, abbiamo un presidente del Consiglio molto autorevole, ma i debiti che si sono creati durante la pandemia dovranno essere gestiti in modo molto accurato, e quindi insomma, dobbiamo essere bravi poi come Italia a
a riuscire a raccogliere poi i fondi del PNRR, spenderli bene, perché altrimenti, come detto, ci potrebbero essere ulteriori tensioni sul nostro debito e quindi sul mercato obbligazionario. Hai fatto bene a parlare del piano nazionale di ripresa e resilienza, perché effettivamente è tornato un po' in vigore, no? È arrivato in Parlamento e purtroppo è vero, Draghi da una parte ha rassicurato e rassicura i mercati, ma dall'altra insomma una maggioranza che sta dando un po' di segni di cedimento, diciamoci la verità. Poi chiaramente insomma in un panorama già complicato e anche impossibile un po' da decifrare, questo è chiaro, però anche su questo si gioca la nostra ripresa, è chiaro, anzi la crescita, perché poi non solo di ripresa dobbiamo parlare, la ripresa c'è già, la crescita è cosa ben diversa, no? Che è quello a cui auspichiamo. Va bene Filippo, allora ricorda i vostri contatti, o per meglio dire insomma il team di IG è a disposizione per qualsiasi tipo di approfondimento e per capire anche quali sono effettivamente gli strumenti utili e adatti al momento di mercato. Sì, assolutamente, il mio consiglio è comunque quello di guardare sempre il nostro sito, perché forniamo tutte le informazioni riguardo ai principali eventi e ai principali market mover della settimana, proprio quindi per tenersi informati e per avere anche delle nuove idee per quanto riguarda il trading. Come detto, oggi abbiamo fatto questo mini report proprio per parlare di dove avere delle opportunità di acquisto long su alcune anche azioni o commodities. Va bene, allora naturalmente noi vi seguiamo sempre, anche perché ogni martedì, ricordiamo, l'appuntamento sulle fonti TV è con Trading the Markets, sempre in collaborazione con IG e con Filippo Diodovic, che ringrazio per essere stato con noi anche oggi. Buon proseguimento di giornata Filippo. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a tutti voi. E intanto la situazione è quella che abbiamo visto poco fa. L'Europa, adesso il FTSE MIB, vedete, stiamo assistendo proprio a ciò che dicevamo, insomma, non gioiamo per i rialzi che possono verificarsi in queste giornate, perché i mercati sono estremamente volatili. Il FTSE MIB cede lo 0,03 in questo momento, anche il CAC di Parigi adesso è sceso sotto la linea di parità. Poco fa solo il DAX era negativo, invece guardate, adesso siamo con l'Europa negativi, l'Ibex di Madrid meno 0,07, appunto il DAX di Francoforte rimane sotto a meno 0,43, il FTSE 100 è l'unica borsa che fin dalle prime battute è rimasto sopra la linea di parità, ma adesso guadagna lo 0,07. Quindi ovviamente la debolezza è evidente, l'America rimane negativa, il Dow Jones cede lo 0,82, il Nasdaq lo 0,91 e l'S&P 500 lo 0,57 in questo momento. Chiudiamo il live per questa giornata, per questo martedì. Naturalmente vi ricordo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, sul nostro sito rivedrete dei video quindi on demand che ripercorrono le nostre giornate, e stessa cosa anche sul nostro canale YouTube che vi invito a seguire. Noi live torniamo domattina a partire dalle 9, dalle 8:30 si accende il nostro canale, quindi saremo ancora con voi per una nuova giornata. Vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, buona serata.